Ecco, partiamo proprio dalla Toscana. Secondo lei quanto rischia, diciamo, di diventare gialla nelle prossime settimane? Qual è il rischio? Ma guarda, al momento il rischio è basso. Come avete visto, diciamo, le regioni restano bianche. Chiaramente quello che accadrà poi a fine agosto lo scopriremo in itinere, ma devo dire che col progredire della vaccinazione e avendo messo in sicurezza gran parte della popolazione, perché in Italia abbiamo 41 milioni di persone che hanno fatto almeno una dose, il che significa che completeranno il ciclo vaccinale, abbiamo, diciamo, una sicurezza che queste persone difficilmente andranno in ospedale. Qualcuno andrà pure, voglio dire, ma i numeri sono davvero ridotti rispetto a chi non è vaccinato. Dobbiamo sforzarci per questa parte che manca di agosto, per il mese di settembre, e andare a cercare quei 4-5 milioni di persone sopra i 50 anni che ancora non sono vaccinati, perché il vero rischio per una quarta ondata già iniziata è che queste persone vadano in ospedale con una forma grave della malattia proprio perché non vaccinate. È necessaria. Il pass a scuola non è obbligatorio per i ragazzi, ma per i docenti sì, lo aveva detto alla Fratta di Cortona, aveva invitato il popolo dei docenti ancora non vaccinati a farlo. Come le sembra che risponda? Reitero l'invito, diciamo che c'è un miglioramento come numeri, ma non è ancora un miglioramento significativo, cioè i professori, è per loro, il consiglio è vaccinatevi per voi stessi, poiché è vero che il virus potrà circolare nei soggetti più giovani, sopra i 12 anni c'è un vaccino, sotto i 12 anni ancora non vi è un vaccino, però è pur vero che nei soggetti giovani, nei giovanissimi, diciamo il virus fa pochissimi danni, purtroppo ne fa, ma insomma un numero veramente basso comparato a coloro che hanno più anni, e siccome i docenti non hanno 12 anni ma, diciamo, sono più vicini ai 40, 50 e anche qualcosina di più, è chiaro che il mio consiglio è vaccinatevi, perché, diciamo, il rischio di ammalarsi in forma grave esiste, è proporzionale all'età, abbiamo un'arma a nostra disposizione, usiamola. Per quanto riguarda la percentuale di vaccinati, diciamo, la tabella di marcia è coerente con quello che era il progetto iniziale, quindi abbiamo 41 milioni di italiani che hanno già fatto la prima dose, significa che ci stiamo avvicinando al 70% dell'intera popolazione, abbiamo già superato il 70% della popolazione vaccinabile sopra i 12 anni, quindi verosimilmente al di là dei rallentamenti osservati nel periodo estivo e quindi di vacanze, le vaccinazioni stanno andando avanti, verosimilmente per la fine di settembre avremo raggiunto un 80% diciamo, della popolazione vaccinabile, vaccinata, forse anche qualcosina di più. Terza dose, dobbiamo ancora, in base all'evidenza scientifica, stabilire il chi, il quando e il tipo di vaccino. Per quanto riguarda il chi, si dovrà iniziare una terza dose per coloro per i quali gli studi scientifici già mostrano che è necessaria, persone ovviamente fragili e con un'immunocompetenza ridotta, non so, dializzati, trapiantati, pazienti, insomma, che hanno dei rischi maggiori. Per quanto riguarda la popolazione generale, gli studi ci diranno quanto dura l'immunità legata al vaccino, quando questa immunità tenderà a ridursi sarà il momento di fare una terza dose, però al momento si deve partire con coloro che hanno una maggiore urgenza per la terza dose.